provato un'emozione stamattina andare a vedere il museo perché non mi aspettavo una vivacità, un colore, una passione, una solarità come ho visto nel museo di Luciano Pavarotti stamattina. E con Nicoletta abbiamo fatto un giro, ci ha raccontato un sacco di cose. E sì, è emozionante perché Luciano è stato per me veramente una persona importante. È stato generoso, è stato un talent scout, è stato l'arte a servizio dei giovani, a servizio di questo paese, di questa terra che lui amava più di ogni altra cosa. Quindi quando Nicoletta mi ha chiamato mi sono sentita onorata e orgogliosa di poter tornare qui. Cosa ricorda di più di Luciano? Ma ricordo la sua grandissima giovialità, ricordo la sua genialità, essere precursore di tantissime cose, cioè Luciano negli anni 90, negli anni 80-90 ha reso alta la bandiera italiana nel mondo, è stato il primo a portare la lirica dal teatro agli stadi, è stato il primo a unire il pop con la lirica, che da qui ha avuto delle grandissime polemiche, soprattutto al mondo della lirica, perché insomma essere così antesignano di una tendenza che adesso esiste, perché insomma Andrea Bocelli, lo stesso Volo, sono dei ragazzi che in America portano il bel canto italiano, ma lui è stato il più grande di tutti. Da Emiliana che effetto fa essere qua a Modena? Pensi che Modena stia rispondendo con passione, con amore al ricordo di questo grande personaggio? Io credo di sì, assolutamente. Bisogna dare veramente il nostro sostegno a Nicoletta, perché Nicoletta ha fatto molto per avere questa serata, la fa ogni anno, e anche il sindaco Muzzarelli è molto dalla parte di Luciano Pavarotti. È giusto che la città risponda a questo grandissimo artista, perché lui amava moltissimo Modena. L'ha amata più di ogni altra cosa al mondo, amava i suoi cavalli, il cibo e questa terra. L'Italia potrebbe puntare un po' di più sul bel canto? Eh sì, ma lo sta già facendo, sicuramente, sicuramente noi abbiamo vissuto molti anni di esterofilia, no? Per cui la musica americana e inglese è entrata nelle nostre case, cioè i miei figli non ascoltano il bel canto italiano, mentre all'estero noi siamo molto forti e quella è la nostra cifra. Il bel canto italiano è la cifra italiana nel mondo e, sì, e Andrea Bocelli è assolutamente l'esempio.